Resurrezione, aum, vai. Secondo il secondo precetto, Matteo V 27:32, l'uomo non solo non deve cedere alla sensualità, ma deve rifuggire dal piacere della bellezza della donna e deve, una volta che si è unito con una donna, non tradirla mai. Secondo il terzo precetto, Matteo V 33:37, l'uomo non deve promettere nulla con giuramento. Secondo il quarto precetto, Matteo V 38:42, l'uomo non solo non deve vendicarsi occhio per occhio, ma quando lo colpiscono su una guancia deve presentare l'altra. Deve perdonare le offese e sopportarle con rassegnazione e a nessuno rifiutare ciò che si possa volere da lui. Secondo il quinto precetto, Matteo V 43:48, l'uomo non solo non deve odiare i suoi nemici né combatterli, ma li deve amare, aiutare, servire. Nick Ludoff aveva fissato lo sguardo sulla luce della lampada e così rimaneva assorto. A contrasto di tutto il mostruoso disordine della nostra vita che aveva ben presente, si prospettò con chiarezza che cosa questa vita avrebbe potuto essere se gli uomini fossero stati educati secondo quei principi. E un'esultanza come da gran tempo non provava gli invase l'anima. Era come se, dopo un lungo stato d'oppressione e di sofferenza, avesse trovato d'improvviso la tranquillità e la libertà. Passò tutta la notte senza dormire. E come accade a tanti e tanti quando si mettono a leggere il Vangelo, capiva per la prima volta in tutto il significato mentre veniva leggendo parole che molte volte aveva letto e non aveva rilevato. Come una spugna assorbe l'acqua. La medesima cosa, punto per punto, facciamo noi, pensava Nick Ludoff, vivendo nell'insulsa convinzione di essere noi stessi padroni della nostra vita e che questa ci sia data perché ne godiamo. Eppure evidentemente si tratta di un'insulsaggine. Se noi siamo stati mandati qui, siamo stati mandati per volontà di qualcuno e soltanto per qualche fine. Noi invece siamo messi in testa che viviamo soltanto per il nostro piacere. Ed è chiaro che ci va male, come andrebbe male a un operaio che non eseguisse la volontà del padrone. Cercate dunque in primo luogo il regno di Dio, la sua giustizia, e avrete di sovrappiù tutte queste cose. E noi invece andiamo in cerca di tutte queste cose, in modo manifesto non le troviamo. Ma allora ecco il lavoro della mia vita, appena uno è terminato un altro ne incomincia. Fine nastro. In che modo?